Styles su Radio Bruno all'inizio del Fans Club. Questa era Golden. Siete con Marco Marini, Barbara Pinotti, Paolo Meneghelli in regia e oggi non siamo soli. Vero, non siamo soli. Allora aspetta, lo presentiamo come si deve, questo sì, artista. Vai. 2020 lo sappiamo difficile, è difficile per tutti. Lui è l'unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno Festival di Sanremo, premio della critica Mia Martini, premio della sala stampa Radio TV e Web, sempre a Sanremo, poi premio Lunezia, Davide Donatello, Nastri d'Argento, Chuck d'Oro alla Biennale di Venezia. Ci aggiungiamo anche l'8 novembre agli MTV Music e Europe Music Award, il premio Best Italian Act, e con noi Diodato! Ciao a tutti! Ciao! Ho dimenticato qualcosa? Se mi puoi bacchettare, se ho dimenticato qualcosa? No. Credo di no, credo tu abbia detto tutto. Me li ero scritti tutti. Allora, il premio a Venezia era soundtrack, ecco, vedi? Non era il Chuck d'Oro, però vabbè, dai. Quello insomma, comunque il premio Venezia, dove tra l'altro tu stesso insomma sei stato proprio alla Biennale. Allora intanto sì, grazie per essere qui con noi. Che vita meravigliosa, titolo di un album e anche una canzone che ha ricevuto a maggio appunto il Davide di Donatello come migliore canzone originale nella colonna sonora di L'Addio Fortuna, il film di Ferzan Ospete, che oltre naturalmente al soundtrack Stars Award, alla Mostra del Cinema di Venezia, che ruolo ha, Diodato, il cinema nella tua vita, oltre alla musica ovviamente? Ma ho studiato cinema, mi sono laureato al DAMS in cinema, ma è stato più che altro sempre una grande passione sin da quando ero bambino. Amo da sempre, ora purtroppo non ci si può andare, ma da sempre andare nelle sale cinematografiche, e ci vado anche spesso da solo. Sono proprio uno che ama immergersi nelle storie che va a vedere, e spesso è stato anche di ispirazione per la musica, e il poter unire poi questi due mondi attraverso le colonne sonore è un grande regalo, un grande privilegio. Tu hai preso nel 2019 parte anche ad un film, un'avventura. Potremmo rivederti sul grande schermo, l'esperienza potrebbe ripetersi. Non lo so, mi piacerebbe, sinceramente è stata un'esperienza molto divertente. L'ho fatta anche con un amico, con Michele Riondino, quindi era veramente c'era un'aria molto bella sul set. Mi piacerebbe però mettermi alla prova anche come attore, qualora ci fosse qualcuno che voglia propormi, un regista che voglia propormi una parte, io ci sono. L'abbiamo detto. Sei uno dei pochi artisti che è riuscito a portare alcuni live in Italia durante i mesi estivi con il tour concerti di un'altra estate, rispettando naturalmente tutte quelle che erano le regole in vigore in quel periodo. Da quel tour è nata anche una docuserie per la TV che è Storie di un'altra estate, un modo per far conoscere tante cose del tuo mondo, anche del tuo passato, al tuo pubblico. È stata un'occasione quel tour, proprio per provare a raccontarsi in maniera diversa. Era un'estate diversa, l'abbiamo vissuta tutti diversamente, si respirava proprio un'aria completamente diversa dalla precedente. E quel tour lì andava a ripercorrere proprio con le tappe la spina dorsale della mia esistenza. Partiva da Aosta, la città in cui sono nato casualmente un po' di anni fa, e poi passava per Roma, la città in cui mi sono formato artisticamente, Milano, fino ad arrivare a Taranto, e la città in cui sono cresciuto. Ed era anche un modo per provare a mostrare un po' la visione del mondo che ho, e è una continua ricerca di bellezza. Spero in qualche modo di essere riuscito ad accendere un piccolo faro su tutta la bellezza che mi ha circondato in questi anni, partendo dai luoghi, ma anche passando per le persone, gli artisti che ho incontrato, persone che mi hanno fatto crescere umanamente e artisticamente.
Infatti dici spesso che in questo viaggio hai cercato la bellezza. Per te che cos'è la bellezza? Ma credo sia sinceramente anche il riconoscere una connessione con ciò che ci circonda, con riconoscere a volte anche, per esempio, nell'arte una testimonianza di un vissuto, un messaggio che qualcuno ha lasciato ai posteri, e anche riconnettersi con il mondo in cui viviamo. Io credo poi la bellezza sia qualcosa di oggettivamente evidente. Una volta riconosciuta, è importante in qualche modo provare anche a tutelarla, a difenderla, soprattutto iniziando col rispettarla. Quindi spero davvero anche tutto ciò che ci sta accadendo in questo periodo ci aiuti a rimetterci in connessione con il mondo che ci circonda, perché siamo fatti della stessa materia di questo mondo qui, e dobbiamo forse rispettarlo un po' di più. Tutto ciò che accade non è qualcosa che cade dal cielo, ma è qualcosa che in qualche modo è conseguenza a volte anche delle nostre azioni. Senti, fino a farci scomparire, il tuo singolo attuale che stiamo ascoltando in questi giorni, credo sia, correggimi se sbaglio, una delle prime canzoni che sono nate con l'album Che vita meravigliosa. Che cosa racconti in questa canzone che stiamo per ascoltare? Beh, racconto il provare anche a rivivere, a ripensare a una storia finita, passata, ma che in qualche modo sopravvive forse anche libera da tutta quella pesantezza, da tutte quelle piccolezze che caratterizzano spesso le storie d'amore quando si vivono anche in maniera ancora una certa veemenza, ed è un amore quindi che sopravvive nel tempo e che supera determinati confini, anche proprio i confini personali. Come diceva Lennon, è un amore che viaggia nell'universo, across the universe. Questo è ciò che ho provato a raccontare. E allora sentiamo la canzone, poi ci ritroviamo tra pochissimo. Diodato su Radio Bruno, fino a farci scomparire. Diodato su Radio Bruno, fino a farci scomparire. Antonio Diodato che è qui con noi, e lo sappiamo, ti abbiamo sentito, la stavi canticchiando pure tu. Ti spiavamo. sì, mi piace un sacco questa canzone. Quando la senti alla radio alzi il volume e dici: ma che bella programmazione radiofonica che ha questa emittente. Esatto, ma hanno un buon gusto questi. È vero. Oh, dall'album Che vita meravigliosa, l'ultima volta che hai pensato ma che vita meravigliosa, quando è stato? Quest'anno mi è capitato di pensarlo tante volte, devo dire, nonostante tutto poi, ma il senso di quella canzone poi è anche quello, no? Devo dire, uno dei momenti sicuramente più belli sono stati anche i concerti di quest'estate, quindi ricordo l'ultima data a Milano, alla fine, quando ci siamo abbracciati con la band dopo il concerto, dopo un tour meraviglioso, lì ho pensato che vita meraigliosa. È stato bellissimo poter tornare a suonare dal vivo, è stato bellissimo poter incontrare la gente, potersi di nuovo guardare negli occhi e vedere cosa erano diventate le mie canzoni, anche grazie ad altre persone, no? E quindi quello è stato sicuramente un momento in cui l'ho pensato. Invece, quando durante il lockdown hai ascoltato Fai Rumore, che è stato uno degli inni di speranza, no? Cantate dai balconi, dalla gente, dalle finestre delle case qualche mese fa, che cosa hai provato in quell'occasione? Quella è stata un'emozione fortissima. Quasi dolorosa, perché comunque la gente stava scegliendo una mia canzone per manifestare la propria presenza in un tempo così strano, e non avrei mai pensato quella canzone potesse darmi delle emozioni così forti, o arrivare a un apice emotivo come quello. E devo dire che Fai Rumore mi ha sorpreso più volte, già a partire con la vittoria del festival, ma poi grazie all'affetto e all'amore della gente ha veramente toccato degli apici che non avrei mai immaginato.
Noi, Antonio, ti vogliamo salutare con una promessa, prendendo spunto da qualcosa che hai scritto tu sui social. Un giorno ci riabbracceremo, faremo una grande festa e ci sembrerà di essere finalmente liberi per la prima volta. Ce lo prometti? Promesso, promettiamocelo, che sia di buon auspicio per questo anno nuovo, dai. E speriamo di averti presto in presenza qui con noi a Radio Bruno. Intanto grazie per aver raccolto il nostro invito e per questa piacevole chiacchierata. Grazie a voi. Ne approfittiamo, ti auguriamo anche buone feste. Visto che ci siamo. Auguri.